Ben trovati ragazzi a questo nuovo video. Stasera altra chiacchierata delle nostre. Stasera abbiamo Sandro e Francesca e ve li presento subito. Buonasera ragazzi, come state? Tutto a posto? Tutto bene, sì. Stavamo giusto pensando che in una giornata uggiosa come questa a Roma la cosa migliore in assoluto che si poteva fare era un'intervista con Cody. Ribadisco che è estremamente piacevole stare qui con voi e io inizierei con le domande, almeno ci conosciamo meglio. Quindi, qual è il vostro nickname? Allora, attualmente il nickname è Sambro65 e Franci75, che è un po' lungo, però è il risultato di un'evoluzione, perché prima noi giocavamo con due account, diciamo, separati. Io giocavo col mio Sambro65 e Francesca invece con l'account di suo figlio, che si chiama, l'account nickname è Giuzzo. Non mi chiedete perché, lo dirà lei poi. Quindi poi a un certo punto, visto che capita spesso che andiamo insieme a cercare scatolette, abbiamo deciso di fonderci anche nel geocaching oltre che nella vita, e quindi da ottobre scorso abbiamo questo nickname lungo sul mio account, quindi mantenendo quello che avevo io fino a quel momento. Chiaro. Quindi una cosa estremamente romantica anche, oltre che utile nel quotidiano del geocaching. Sì, ogni tanto facciamo anche i log col cuoricino. Questo è proprio la chiusura del cerchio, diciamo. Esatto. Sentite, da quanto tempo è... Ah no, scusate, di dove siete, prima di tutto? Siamo di Roma, zona Roma Centro, Trastevere. Ok, bello. E il tempo che avete trascorso facendo geocaching, da quanto tempo è che lo fate? Allora, ci siamo... Diciamo, il nostro primo contatto col geocaching risale a giugno 2020, quando un giorno... A pranzo a Ceri, che è un posto vicino alla Dispoli, eravamo in vacanza lì insieme, mia figlia grande, che ora ha 17 anni, disse: papà, ma tu hai mai sentito parlare di geocaching? C'era anche Francesca, e noi abbiamo detto: no, non sappiamo di che si tratti. Ah, mi hanno detto che è bellissimo, e mi passa, diciamo, l'app. Scarico quest'app, e da quel momento in poi, diciamo, siamo andati a cercare la prima scatolina a Ceri, tra l'altro non trovandola, però poi dopo, nel corso della giornata, ne abbiamo trovate delle altre. E dopo quel giorno mia figlia non ha più fatto geocaching, mentre noi siamo rimasti fregati, e quindi sono 3 anni e mezzo che dedichiamo, in particolare io, un bel po' di tempo a questa fantastica attività. E quindi ecco, ci hai raccontato anche come hai conosciuto l'attività tramite tua figlia, insomma, ecco. Sì. E fra le varie... Non hai raccontato il particolare più saliente, diciamo che... L'interesse, diciamo, di tua figlia era venuto perché in realtà inizialmente lei credeva che dentro queste scatoline ci fossero dei soldi. Okay. Quindi una caccia al tesoro remunerata. Quindi ovviamente quando ha capito che non c'erano soldi, allora ha detto abbandonato. Avendo 17 anni, è chiaro. Ovviamente è interessata alle cose concrete. È giusto, giustamente, insomma. E fra le varie tipologie, dicevo, fra i tipi di geocache, traditional, multi e via dicendo, qual è quella che vi piace di più? Dobbiamo distinguere le nostre posizioni, perché a me piacciono tutte, anche una certa predilezione per le adventure lab, che ne ho create 8 finora, mentre invece Francesca adesso dirà che lei piace un particolare tipo di le mystery. Sì, io preferisco le mystery, soprattutto a tema magari storico, letterario, insomma, dove c'è un pochino da scavare. Anche qui Sambro è più concreto, gli interessa i più uno delle lab, e mentre Franci gli interessa più la parte storica, la parte letterare, sì. Leggere, capire. Ok, sì, è giusto. Sì, lui è quello che si sporca le mani. Okay. Oserei dire che questo vale nel geocaching come nella vita. Io sono sicuramente più concreto. Concreto, ok. Sentite, siete giocatori da GPS o da cellulare? Cellulare, iPhone tutta la vita, Google Maps, cioè io ho un GPS ma non lo uso mai, perché soprattutto a Roma è difficile che le coordinate GPS siano precise, mentre con Google Maps e l'iPhone si sbaglia molto meno, secondo noi. Ci raccontate un aneddoto del vostro geocaching che ci fa sorridere? Io ne racconto uno, poi magari Francesca ne ha altri. Allora, io mi sono rotto un ginocchio
sciando a marzo scorso. E dopo questo episodio, diciamo, qualunque persona sana di mente avrebbe interrotto l'attività del geocaching, ma siccome io purtroppo, appunto, da quando mia figlia mi ha passato questa passione, non sono più del tutto sano di mente, ho continuato imperterrito a fare geocaching con le stampelle. E l'ho fatto per circa un mese, trovando circa 70 cache con le stampelle. Dopodiché, e lei ogni tanto è stata coinvolta, anzi qualche volta mi ha anche spinto in sedia a rotelle. Siamo andati pure ad un evento in sedia a rotelle. Gli altri geocache romani sanno, insomma, le condizioni mentali nelle quali mi trovavo in quel periodo. Poi dopo ho fatto un intervento chirurgico e pochi, 6 giorni dopo l'intervento chirurgico, con una gamba che era gonfia come una zampogna, siamo andati a prendere una cache ed era anche un first to find, e lei se lo ricorda. A seguito di questo, e poi mi interrompo, ho creato graficamente un badge di quelli di Project GC con la stampella sopra, che si chiama On Crutches Cacher, che vuol dire il geocacher con le stampelle. Con le stampelle. Lo sono messo sul profilo per il pubblico ludibrio, diciamo. Quindi in quel periodo, diciamo, Franci faceva la parte della santa, della Croce Rossina, sì, quella, diciamo, che ha cercato di gestire la situazione al meglio. Sì. Anche perché, appunto, siccome, come ha detto lui, il suo stato mentale era labile, dovevo assecondarlo, insomma, per cercare. Quindi io indicavo con la stampella cerca lì e lei cercava, era bellissimo, veramente un'esperienza mistica. Hai qualcosa da aggiungere, Francesca? Ci racconti qualcosa anche te? Le vicissitudini con Sambro per portarla a giro già sarebbero sufficienti, credo. Beh, c'è stata un'altra volta, sì, in cui mi sono praticamente, sembravo Gesù Cristo. Sì, anche quella, diciamo, non tantissimo tempo fa, perché appunto io non, lui lo sa, diciamo che la mia regola quando lo accompagno a fare geocaching, dico io vengo ma non mi sporco le mani, quindi diciamo io mi preparo prima e poi magari osservo la situazione, indico il punto e quasi sempre la cache si trova dove, diciamo, dove effettivamente ho pensato che sia. Lei va di intuito, io appunto concretamente di mano. No, è che io studio da casa, diciamo così, invece lui si infila ovunque e appunto si è infilato in un rovo da cui è uscito, tipo Passione di Cristo, insomma, sì, per cui era sanguinolento, con rivoli di sangue da tutto il corpo. Quindi anche lì, no, cerotti, lei che mi ha medicato con amore. Quindi, certo, ovviamente. Quindi siete proprio, cioè, disposti a qualsiasi cosa pur di arrivare alla scatoletta, insomma. Sì. Direi di sì. Io sicuramente sì. Francesca, diciamo... Francesca c'ha te, quindi... Diciamo di sì. Siamo arrivati a un punto in cui sì, siamo disposti a qualsiasi cosa. Bene, ok. Sentite, e siete dei geocacher super attrezzati o cellulare, penna e via? No, cellulare, timbro personalizzato, name tag personalizzato, forbici, pinzette, guanti e anche sempre una bustina con tutta una serie di contenitori nel caso ci sia bisogno di sostituire, piuttosto che nascondere in un posto che magari ci piace e che non conoscevamo. Io vado in giro sempre con lo zainetto, anche qui, diciamo, Francesca meno, però tanto basta. Esatto, c'è chi lo fa, insomma. E siete, quindi siete già due, ma siete geocacher che prediligono le uscite con altri geocacher o di solito siete da soli? Allora, io... E quale preferite, insomma, ecco anche. Io spesso e volentieri sono andato anche con mio figlio, che ha un account a parte, che ed è Miki Ambro, anche lui ha diversi ritrovamenti e per un po' è stato molto attivo, adesso un po' meno perché la preadolescenza gli sta disturbando il cervello. Il figlio di Francesca, pure appunto Giunzo, ogni tanto ha fatto geocaching con lei e qualche volta, non spessissimo, però ci capita di fare uscite insieme ad altri geocacher di Roma. Abbiamo un gruppo di geocacher romani anche su WhatsApp con circa una cinquantina di persone e ci riuniamo regolarmente sia per bere qualcosa, chiacchierare, ma qualche volta anche per andare a cercare cache. Recentemente ci è capitato di andare con un bel gruppo, insomma, ci siamo molto divertiti. E avete fatto geocaching anche fuori dall'Italia? Sì, come no. Stati Uniti, Caraibi, Olanda, Svizzera, Austria, Spagna, sì, parecchi posti. Okay. L'ultima proprio recentemente quest'estate, Sri Lanka, Maldive, quindi è bello. Posti. Sì. Bello, poche bello, cash bello. Lì, però bei posti.
giusto per mettere il souvenir dello Stato, esatto. Insomma. Ora vi faccio la domanda, quella fatidica che fa sempre sorridere tutti. Cosa ne pensate fondamentalmente degli FTF? Siete dei geocacher che se arriva la notifica anche tardi la notte prendete e partite in pigiama, o siete più blandi? Un po' una via di mezzo, nel senso uscire la notte e partire in pigiama no, però ci teniamo, si parte spesso la mattina presto e qualche volta, insomma, io personalmente qualche volta sono anche scappato dall'ufficio per farne. Quindi insomma ecco, ci tenete parecchio. Parecchio, sì, ultimamente ne abbiamo fatti tanti, ultimamente ci stiamo divertendo e diciamo aggiunge un po' di pepe al gioco, che già di per sé divertente, insomma. E invece dei souvenir cosa ne pensate? Vi piacciono, non vi piacciono? Sono seguibili? Tantissimo, a me piacciono tantissimo, okay. Sia quelli nazionali, sia quelli, diciamo, challenge che sono usciti recentemente, okay. Cerchiamo di prenderli ed è un ulteriore stimolo per cercare, sì. Anche a te, Francesca, piacciono? Sì, sì, tutto sommato, okay. Ma mi piacciono soprattutto quelli collegati ai paesi, no? Quindi prendere il souvenir appunto del luogo, la trovo una cosa simpatica. Giusto. Avete delle hash nascoste? Sì. Sì, in totale abbiamo circa 42 hash normali più 8 adventure lab. E ce n'è qualcuno alla quale sei e siete particolarmente legati? Assolutamente sì, perché quella l'avevo nascosto una molto romantica, è stata anche la prima. Me lo immaginavo. Nascosto insieme, si trova in un luogo, è una di quelle che hanno tantissimi log ogni giorno dai turisti, e si trova in un posto romantico che si chiama la passeggiata del Gelsomino, dove c'è anche la stazione del treno del Vaticano. Sì, è un posto molto particolare, sì, perché è l'unico tratto, diciamo, urbano del treno privato del Papa. Insomma, appunto un luogo molto turistico, molto interessante, bello, soprattutto in primavera, perché appunto c'è questo gelsomino che fiorisce lungo tutta la cancellata, per cui ecco, molto gettonata come. E quindi diciamo come in questo caso, come in altri, quindi il momento romantico ce lo siamo vissuti insieme, abbiamo nascosto insieme, però poi diciamo il cosiddetto per mantenerla me lo faccio io, perché sparisce una Vabbè, volta però, a settimana. Ma se devi ribadire queste cose finisce il romanticismo, no? Cioè, vero, non si dice. Infatti, guarda, è tutta una facciata. No, però a parte gli scherzi, è un cache che sparisce di continuo, perché i turisti sono. L'abbiamo tenuto accessibile a tutti, senza premium, perché così tutti lo possono trovare, ma sparisce una volta a settimana. Immagino, insomma, poi in una città è sempre più problematico. Allora, il geocaching è la vostra attività principale o avete anche altri tipi di hobby? No, direi personalmente no. Ultimamente ci sto dedicando tanto tempo, perché ha il vantaggio, diciamo, sai, c'hai mezz'ora di tempo, una cache la puoi andare a cercare. Però a me piace la bicicletta, ma la bicicletta è più impegnativa. Mi piace andare in moto, mi piace sciare, mi piace andare in sup, giocare a scacchi. Però sono tutte attività che richiedono preparazione e più tempo. Il geocaching lo infili dappertutto, e quindi ultimamente è quella a cui mi dedico di più, ma per una questione di questo. Comunque tempo. Altri hobby ci sono, insomma, ne ha citati parecchi. Anche Francesca. Sì, no, diciamo, per me non è la mia, diciamo che io sono più a suo strascico, ecco, diciamo di sì, diciamo così, e lui è quello più, anche perché la maggior parte delle volte va da solo, io non ho tutto, diciamo, anche perché lui, ecco, come ha detto, magari scappa anche dal lavoro, no, per fa delle sortite improvvise, diciamo non è la mia attività principale, però insomma quando poi lo facciamo mi diverto sempre. Chiaro. Sicuramente, ecco, altrimenti non lo farei. A questo punto non mi resta che chiedervi l'ultima domanda, che è quella che chiude per l'appunto il cerchio della nostra chiacchierata, e vorrei sapere una definizione del vostro geocaching, ovvero del vostro momento quando decidete di uscire di casa per cercare le scatoline. Per me il geocaching è condividere delle emozioni con, diciamo, in un contesto spesso molto bello, perché magari in mezzo alla natura, in mezzo a, oppure in luoghi che spesso non avresti mai visitato se non fosse stato per il geocache. Ma la cosa più bella, secondo me, è il momento in cui magari appunto in un luogo ameno si trova questa scatolina o questo oggettino e si condivide l'emozione di averla trovata. Ok. Vabbè, poi ci siamo, c'è anche la un po' la sfida con se stessi, no? Riuscire, magari, soprattutto quando magari ecco, sono cache come delle mystery o delle adventure che richiedono un certo impegno,
c'è poi la soddisfazione quando si trova, ovviamente dire che bello, l'ho trovata, l'impegno, insomma, è stato premiato, quindi oltre al divertimento c'è anche la gratificazione per essere riusciti, insomma. Quindi l'obiettivo raggiunto. Eh beh, sì. Giusto. Benissimo, ragazzi, è stato veramente piacevole, grazie mille per aver... Anche per noi, speriamo di venire a trovarti presto, che ancora spero... non abbiamo partecipato al tuo evento. No, spero proprio di sì. Da tutti, lui è... Ma certo che sì. Ma certo che sì, io spero, anzi, spero di poter raggiungere numeri esorbitanti con l'event che si spera di rifare prossimamente, insomma. Quindi spero davvero di vedervi e per un momento vi saluto, ragazzi. Ciao, grazie, buona domenica. Anche a voi. Bene, quindi abbiamo conosciuto anche Sandro e Francesca, molto divertenti, ci siamo divertiti tanto a fare una chiacchierata con loro. Non mi resta che ricordarvi di iscrivervi al canale qui sotto, lasciare commenti e like. Per tutto il resto ci vediamo alle prossime puntate. Ciao!